Fu una gara fantastica lo scorso anno, pazzesca, bellissima, piena di colpi di scena. Partivamo dietro, ma abbiamo fatto una staccata alla Garibaldina proprio in curva 1, pazzesca, dove abbiamo guadagnato un sacco di posizione. Poi un'altra dive bomb, sì, stile dive bomb, scusate, ma contro le Racing Point. E poi con le gomme soft, perché eravamo partiti con le medie, stavamo volando fino a quando non è volato anche qualcos'altro, ovvero. Purtroppo un flap nostro anteriore destro che poi non ci ha più permesso di poter forse raggiungere la decima posizione a qualche punto. Siamo riusciti a terminare in P12 in una pista difficilissima per noi, ma quest'anno mi sento che andrà diversamente. Sentite, sentite, sentite assieme a me l'aria della galleria del vento che penetra dentro la nostra grande. Irreprensibile Tatum F1 Team. Salve a tutti, cari Rinkos, e ben ritrovati qui in un nuovo appuntamento della carriera con giù la staccata Lando Norris, che non ha fatto per niente bene, lo sappiamo, però non dobbiamo crocifiggerlo subito alla sua prima apparizione. Ma soprattutto, ragazzi, siamo tornati davanti a McLaren e addirittura siamo davanti a Renault. Questo vuol dire quanto diamine forte Daniel Ricciardo quando si tratta di mettere insieme i pezzi e fare un grande risultato. Questo vuol dire anche un'altra cosa, ovvero che sono arrivati i due pezzi che aspettavamo del motopropulsore, quindi tecnicamente la nostra vettura è ancora più veloce rispetto allo scorso appuntamento. Ovviamente c'è da dire che andiamo in una pista dove non serviva così tanto il motore, ma per Spa e Monza, che sono le successive due, chiaramente la differenza sarà importante e sarà a nostro vantaggio sicuramente tutto ciò. Ecco perché andiamo ancora una volta a utilizzare per le prove libere le componenti che vedete, quindi selezionate con i bordi rossi, quindi non messe molto bene. In totale avremo un'usura piuttosto elevata. Ma detto questo, andiamo subito verso il Gran Premio dell'Ungheria. Mi raccomando, cerchiamo di arrivare a 2000 mi piace anche in questo episodio, con un sacco di commenti, mi farebbero chiaramente un sacco di piacere. E c'è Thor che qui sta facendo cose. Sta strusciando. Thor struscia. Sì, i gatti strusciano. Strisciano o struscia. Tutte e due. Andiamo. Sì, sostituiamo il cambio. Attenzione, attenzione pioggia, attenzione pioggia, questo gioco è veramente a nostro favore, ma addirittura anche le qualifiche sono sotto la pioggia. Questo vuol dire che andiamo subito a sfruttare le prove libere 3 che sono sotto la pioggia. Quindi sabato e domenica aria veramente brutta qui, con Thor che è tornato. Tornato. Occhio perché il meteo è un po' cambiato durante le prove libere 3 per le qualifiche. Vediamo che presto comincerà a piovere, ti terrò aggiornato. Allora, sì, brutto, 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 brutto come tempo. Però il setup è completamente da asciutto. Sì, volevo dire da bagnato. Il setup è completamente da bagnato, ragazzi. Non... Oddio, potevamo forse fare il... Sì, potevamo forse passare il taglio. Però questo ci dà l'opportunità di mettere nuove power unit. Completamente nuova power unit.
E mi spiace, pensavo di poter far bene, un pochino meglio sicuramente, però il setup era completamente da bagnato perché domani piove, o meglio, per la gara piove, dunque, sti cavoli ragazzi, vediamo un po' dove si piazzerà poi Norris con la posizione in classifica, quella giusta dopo le Q3. Peccato, sicuramente abbiamo fatto degli errorini che potevamo evitare, il giro non è stato perfetto stavolta, quello di Silverstone veramente molto positivo, questo qui di Ungheria no, però ogni tanto ci sta a fare un po' di cilecca. E direi che ci possiamo trovare tranquillamente con un setup da bagnato in una pista. Speriamo, fradicia. Olè, ragazzi, mi mancava tantissimo fare una cosa del genere. Andiamo. Oggi qui a Budapest ci prepariamo per un'altra gara di Formula 1. Non prevediamo grandi ritiri su questo circuito. Tanti piloti e ex piloti sono riusciti a concludere questa gara senza problemi. Ad esempio, Ralf Schumacher le ha concluse tutte le sue 10 presenze al Gran Premio d'Ungheria. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. Nel resto della griglia invece, Leclerc, Vettel, Lando Norris e Sainz, Grande Lando! Verstappen, Ricciardo, Albon ed Esteban Ocon, Gasly, Matsushita, Dani Kvyat e Raikkonen, Stroll, Magnussen, George Russell e Antonio Giovinazzi, il pilota proprietario, ha No. preso una penalità in griglia di partenza. Schumacher, De Vries e Nicolas Latifi. Manca poco e le cinque luci del semaforo presto si spegneranno, dando il via al Gran Premio di oggi. Perché quando io ho qualche penalità non capisce mai che ce le ho e quindi devo. Quindi parto dietro. No, eh? No, niente. Vabbè, niente, ragazzi. Allora, attenzione perché potrebbe purtroppo smettere di piovere. Questo è un purtroppo grande come una casa. Quinto posto per Lando Norris. Questo è veramente molto importante. Vuol dire che i miglioramenti comunque si fanno sentire. 3-10 di ala anteriore e posteriore. Perché naturalmente questo qui è un setup da bagnato, dunque quando è bagnato bisogna caricare tantissimo il posteriore, 50-55 perché naturalmente il differenziale deve essere al minimo quando piove. Geometria delle sospensioni è sempre le stesse cose, 1-6-1-6, molle abbastanza, sospensioni barre abbastanza morbide per gestire meglio gli assorbimenti di questa pista, dei dossi eccetera eccetera. Altezza 2-4 perché ovviamente con la pioggia più si va un po' su e meglio è, però c'è sempre c'era sempre l'incognita qualifica e un po' una gara asciutta, cosa che infatti è, e freni e gomme, sempre le stesse cose. Bene ragazzi, ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, gara bagnata, gara fortunata. Attenzione, via. Partito subito ragazzi, scattato subito il semaforo. Infatti subiamo un po' il colpo, poi vabbè, chiaramente su bagnato volano i piloti degli A. Attenzione, volano flappa anche. Collisione con Schumacher, fortunatamente nessun danno per noi. Abbiamo rischiato però, eh. Non so a chi è volato il flap, ma meglio per noi così. Attenzione, no. Lentissimi qua ragazzi, lentissimi. Mamma mia, che sofferenza qui dietro. Abbiamo un attacco qua su Ok, Mick. è un buon inizio, Purtroppo dobbiamo ultimo gruppo. allargare. Ok, bene, passati. P19 però. Vai qua, occhio, perché poi c'è l'incrocio. Riusciamo, 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 riusciamo. Ok. Occhio. No, lunghissimo. Lunghissimo. Ok, P18 ragazzi. Ma che sofferenza. Normalissimo ragazzi, eravamo proprio imbottigliati. Attenzione però qua. Bene così su Magnussen. Mentre Stroll rientra. E allora diventiamo P importante, P17, P16, scusate. Attenzione perché siamo velocissimi sul dritto, inaspettatamente. E allora apriamo anche l'attacco su George Russell. E viene, viene.
Siamo P15, ragazzi, dopo un giro. Buono. Tante posizioni guadagnate con tanti rischi, eh. Mamma, quanti rischi. Posizioni un po' pericolose ancora. Vediamo se riusciamo a prendere subito anche Kimi. In generale, se riusciamo a prendere qualcuno. Così sembra essere. Molto stabile. La Tatum. Mamma, dove siamo andati? Bloccaggio. Troppo interno. Non vedo niente, ragazzi. Io sono abituato a giocare con dettagli bassi. Le goccioline praticamente non si vedono. Così è un altro mondo. Per non spostare il PC, naturalmente. Adesso gioco a dettagli alti, quindi per il video, quindi un altro mondo. Siamo molto vicini. Siamo molto vicini a Kimi. Occhio, troppo vicini. Oh, attenzione, che velocità sul dritto. Che velocità sul dritto, che accelerazione. Attenzione, vediamo se riusciamo a passare. Forse sì. Decisamente, ragazzi, siamo già incollati a mass uscita tra poco. Prova l'incrocio, Kimi, ma è un po' difficile. Ancora 10 minuti di pioggia, poi dovrebbe asciugarsi. Solo altri 10 minuti? Questo è un guaio. Peccato. Per come stiamo andando, sembra che vada bene la pioggia, che dite? Mentre vedo che intanto la benzina non sale. Quindi bisogna mantenerla bene. Però questa cosa qui già lo sapevo, perché ho visto il video dell'anno scorso, sempre mio. Quindi avevo capito ciò. Sono comunque partito con poco carico carburante, perché tanto sul bagnato non utilizzi grassa magra. C'è grassa standard, tanto. Cioè molto più standard e magra. Quindi è normale. E purtroppo anche l'ERS, come potete vedere, non è facile utilizzarlo. Occhio, vediamo qua se riusciamo ad avere velocità. Sì. Mamma mia, quanto vanno piano in questa zona. E allora ne approfittiamo. Non abbiamo rotto niente. Mamma mia, meno male. Da in simulazione non so come mai abbiamo avuto un culo incredibile. P13. P13, pazzesco. P13 è pazzesco con le due Alfa Tauri davanti, che fortunatamente non sono in zona podio con Kvyat, o punti addirittura. Quindi al momento 10 punti secchio quello che è di Norris qui davanti. Aspettando, vediamo se riusciamo di andare anche noi davanti. Lungo. No, ok. Ho riuscito a recuperare andando un pochino più piano. Percorrenza. L'ho purtroppo battezzata male la curva. Comunque si utilizza, ragazzi, miscela magra. No, vabbè, pazzesco. Cos'è successo? Miscela magra intendo questa situazione. Erroraccio quello, abbiamo perso tanto. Eravamo dentro su Pierre. Cordo l'ha preso e ha fatto tutto quello che voleva di noi. Però qua siamo troppo veloci nel T3, mamma mia. Siamo troppo veloci, addirittura fucsia nel T3. Bene così, P12. Ok, P12. Quando siamo al quinto giro. 1.8 da Kvyat. È lontano però, eh. Non abbiamo paura, non abbiamo paura. La Tatum paura non ne ha. Attenzione, perché fucsia nel primo settore. Vola. 14.000 recuperati sulla Alfa Tauri di Daniel. E davanti c'è un bel trenino, quindi la zona punti è possibile. Eh sì, eh.
è assolutamente possibile. Brivido per lui prima, il giro prima in quella zona. Adesso non ne frega più niente. Un e 4! Sta volando, 7 decimi fatti su Kvyat adesso. Siamo già attaccati, ragazzi. Franco bollati. Sarebbe bello poter anche provare l'attacco subito. 27-1. E il record addirittura sul giro. Non lo so, ragazzi, proviamolo. Da casa sua. È rimasto dentro. Non ha buttato fuori nessuno, nel senso che non ha fatto una staccata dove non stava nemmeno lui dentro. Quindi grande ti tiro. No, Jules. Scusate, ragazzi, che se staccate qua sono abituato a vedere da ti tiro, soprattutto dopo l'ultima gara che ha fatto ad Assen. Pardon per quel lungo lì, ma è difficile controllare a volte la macchina. Poi mi ero accorto di aver detto una cavolata. Ovviamente parlo di Jules. P10 davanti. Bello che vedo una Tatum ben davanti. Bello così. E vedo le Renault arrancare. P9 e P10. E una potrebbe essere subito portata via. Concentrazione adesso. Ok. Bene. Dai, dai. Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. È chiaro che ci stanno rallentando, ragazzi. Bene così. P10. Da P22 a P10. Solo che non c'è altra posizione dove poter passare qualcuno. Questa pista. È impossibile passare in altre zone. Occhio perché poi le gomme dietro, come vedete, non sono molto simpatiche con noi. Ci stiamo sforzando tanto, eh. Qua a volte facciamo anche un po' di short shift. Possiamo cavarsela. Bene, bene, vicinissimi a Daniel. Oh, oh là là. Prima addirittura. Prima addirittura della del rettilineo. Sberla in faccia alla Renault. E P9 per noi, ragazzi. 8, 7, 6, 5. Norris è davvero in quinta posizione ancora. Grande. Punti importanti. Anche perché siamo davanti alla Red Bull di Verstappen. E abbiamo Albon davanti che vogliamo passare subito. Abbiamo due rivali qua, ragazzi. Due rivali importanti per il campionato costruttori. Adesso sei nella top 10. Continua così. Adesso, giro prima no. Qua no, qua no. Rischiamo, ragazzi, rischiamo tanto. Calmiamo un po' le gomme. Questa parte. Alcune pozzanghere stanno scomparendo. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte a quelle da asciutto. Ok, ok, grazie. Grazie per l'info. Occhio, occhio, occhio Albon.
Ci siamo. Stai per essere tatumizzato. E attenzione, resiste. Non più. P8. Bene così. Verstappen davanti, poi 2-8, Sebastian Vettel. Dovrebbe davvero passare Verstappen adesso, ma tenendo conto che come avete visto, veramente impossibile passare qua. La pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. Che controlli per tenerla, ragazzi, mamma mia. Dobbiamo passare Max. Tra poco poi la pista migliorerà. Occhio qui, bene. Ok, staccatona qua. Ok, riusciamo a prendere il corridoio. Bene così. Ragazzi, siamo in P7. 15 posizioni recuperate in 10 giri. 9. 2-5 adesso. E Norris è lì. Vorrei che non smettesse mai di piovere. Oh, lungo. Recuperiamo. Stiamo dando tutto adesso. Usa il pulsante del sorpasso per erogare più potenza. Addirittura fucsia. Il primo settore. Uso l'ERS ovunque adesso. Non posso qui però. Lo sto usando ovunque, ragazzi, davvero. No, ho usato il cordolo male. Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro. Senza farsi sentire il degrado delle gomme. Mentre ha smesso di piovere, mi sa, ragazzi. Mi sa che ha smesso di piovere. Non vedo più le goccioline, quindi mi sa di sì. 26-8, 9 decimi da Sebastian Vettel, perfetto. Abbiamo addirittura una McLaren davanti, quella di Sainz. Siamo arrivati, incredibile. 3 secondi dati a Verstappen in un giro praticamente. Vola! La Tatum con Norris e Jules. E ora vediamo se riusciamo a fregare quello che non è voluto venire con noi in squadra, che è stata dietro a quello che non volevamo perché non l'abbiamo cercato. Mannaggia, è lontano però. Dobbiamo provare a dive bomb. Oh mamma mia. Ero bello dentro ormai, mi dispiace, ma ero bello dentro. Dive bomb è quando tu ti butti e poi non lasci spazio all'esterno. Lui ce l'aveva come. E siamo quinti e sesti, ragazzi. Quinti e sesti. Bene così. Tanti punti questi, eh. Dai, Lando. Bisogna capire se smette o no di piovere, però. Ok.
No. Sto soffrendo, ragazzi, adesso, eh. Purtroppo sto soffrendo. Sì, le gomme sono usurate parecchio. Pare anche una cosa normale dopo 16 sorpassi. Andiamo un po' qui. No, niente. Qui non proverò mai attacco sul mio compagno di squadra. Che potremmo guadagnare anche la posizione su Sainz, quello è. Così sarebbero 18 punti guadagnati, anzi 19 con il record sul giro. Dai, dai. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Devo farlo. Bene. Via. Andiamo. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Dai, dai, Lando. Rimani lì. Mi raccomando. Da me fare questa cosa. Ora su Sainz. Se riusciamo a passarlo entro questo giro, forse abbiamo una chance anche su Leclerc. Ottimistico, eh? Lo so. Però non dire mai. Questi ultimi due giri sono stati abbastanza positivi per le gomme. Sono tornate in un range ideale. Anche se ovviamente le sto spremendo. Occhio ancora qua, anche qua. Sì. Mamma che paura! Abbiamo rischiato tanto, ragazzi. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il pulsante. Non piove più, però. Non piove più. Non piove più, questo è il problema, ragazzi. Quarta posizione! Pazzesco. Se riusciamo a tenerla. Ok, il distacco è 4,8 secondi. Vediamo se nel T2 riusciamo a recuperare. Sto remando, ragazzi. Sette 18. 3 giri dopo questo. Ci credete, ragazzi? Su, che non mi piace, ragazzi. Su. Nella gialla. Finché non riguarda Norris, va bene. Non credo che la pista sia abbastanza asciutta da poter cambiare. 3-8. 26-9. Verstappen! Verstappen è fuori, attenzione. Importante.
potremmo davvero star davanti alla Red Bull alla fine di questo Gran Premio. 3-6. È arrivato. Ecco che mi dà problemi alle gomme. Dice che ci sono problemi alle gomme. Lo so, lo so. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Lo so. Ma so anche che c'è un podio che possiamo andare a prendere. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Dai. Allungo qui. Pazzesco il T2. Sai che non ce la facciamo però. Credo che non ce la facciamo. Distacco dall'auto davanti, 2,7 secondi. Schiamo la foratura, ragazzi. Schiamo la foratura. Dopo il 70% rischiamo la foratura. Devo mollare. Ancora una volta Charles ha avuto la meglio. E va bene. Molliamo. Molliamo, ma se tutto va bene ci portiamo a casa 21 punti, ragazzi. Piano piano, ragazzi, piano piano. Ci abbiamo provato, se non avesse smesso di piovere probabilmente avremmo avuto un passo ancora più stellare senza degradare necessariamente le gomme. Ma direi che quarto posto è un grandissimo risultato. Gara da non perdere, ragazzi. Stiamo così, 70% di usura. È normale per noi, è normale. Calma, calma. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Si lascia stare, altro sarà bene così. Carburante ne ha, ne ha. Dai, 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 ragazzi, dai! Dai, dai! Il distacco dalla vettura davanti è 4,9 secondi. Vale oro questo pilota proprietario del giorno. Vale oro questo quarto posto. Importantissimo. Ormai, vabbè, la Mercedes è ancora 1-2. Ma con un quarto e un sesto posto, ragazzi, ci siamo rilanciati alla stragrande. Ci siamo. Yes, yes. Okay, gara, che gara, ragazzi, che gara. Attenzione alla macchina mentre entri. Che gara. Bella, bella, bella. Piada del giorno, naturalmente. Sulla staccata. E che scherziamo? Ed è stata la Mercedes a vincere. Che gara, botta fiato. La Mercedes. Vediamo un po'. Podio, beh, lo sappiamo perché eravamo lì. Il podio è sempre una grande emozione. Mamma mia, quante volte vincono, ragazzi. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Fantastico risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca, ma chi è stato il pilota del giorno secondo te? Godo Kvyat. Credo che oggi nominerò il pilota proprietario. Ha spinto tantissimo e ci ha regalato una prestazione fenomenale. È stato mica male, mica male, ragazzi. Come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Ha già vinto il campionato. Anche per la scuderia del pilota fondatore, che dopo questo weekend migliora la propria posizione in classifica. È stato un weekend fantastico. Dai, per gli quasi 100 punti, ragazzi. Formula 1, e non sarà l'ultimo. Quasi 100 punti, ragazzi. Abbiamo staccato di 21 lunghezze ancora di più l'Alfa Tauri.
e superato la Red Bull che non ha conquistato punti. E siamo a meno 20 dal quarto posto, meno 38 dalla Renault, che con questo Gran Premio è arrivato comunque a nono decima, quindi tre punticini da fatti. Abbiamo guadagnato ben 18 punti. Ora, sarebbe bello continuare sempre così, ma so, mi rendo conto che è davvero molto difficile. Però, mai dire mai. Altro milione e 32 entrato in cassa. E beh, che dire ragazzi, che dire. Round 14, ci avviciniamo per Spa Monza. Tra l'altro è il weekend che ci farà arrivare a Monza, quindi comunque sia è un weekend importante quello che andiamo non ci credo. Ragazzi, sono arrivati anche gli altri sviluppi e siamo al terzo posto. Dietro alla Red Bull, davanti alla Racing Point, davanti alla Ferrari. Siamo al terzo posto, ragazzi, ma che roba è? Troppo. Fortunatamente le strutture hanno retto, questa è una cosa molto importante. Controllo qualità anche del motopropulsore, andiamo a ridurre la percentuale di guasti del 20%. Non si sa mai, ma attenzione ragazzi. very good. Siamo davvero al terzo posto. Questo vuol dire che abbiamo una vettura veramente competitiva e adesso dobbiamo sfruttare le prossime piste. Monza sicuramente potremmo far molto, mentre Spa dobbiamo sperare di essere fortunati, perché altrimenti l'IA va veramente molto forte. Però guardate un po' che classifica, 98 punti, siamo quasi a quota 100, che credo arriveremo sicuramente a ottenere. 67 punti l'anno scorso, 98 dopo 13 gare adesso. Bello. Questo campionato qua mi sta veramente tanto piacendo e sono contento che anche voi sta piacendo tanto, davvero. Ragazzi, io direi di mettere un po' di destrezza al buon nostro pilota, così io vado avanti con il tempo. Intanto vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui con Amos Laurito. Ciao.